Buonasera, bentrovati alla nostra seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca perché la Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo sulla morte di Christian Lombardozzi, lo studente di 17 anni dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso, morto in classe dopo essere caduto da una sedia nella giornata di ieri. Tre sono gli indagati per la morte del giovane, si tratta della dirigente scolastica Maria Paola De Angelis, dell'insegnante di biologia Dino Di Meo che al momento della tragedia si trovava in classe, di Michele Verratti, responsabile della società di consulenza che si occupa della sicurezza dell'istituto scolastico. Ai tre è stato notificato l'avviso di garanzia per partecipare agli esami peritali dei prossimi giorni. L'accusa è di concorso in omicidio colposo. Il magistrato Aura Scarsella ha disposto l'autopsia sul corpo dello studente e l'aula è stata sigillata e posta sotto sequestro fino al termine dei rilievi del nucleo investigativo del comando provinciale dell'Aquila. Intanto questa mattina il procuratore capo di Sulmona Giuseppe Bellelli e il PM Scarsella si sono recati a Roccaraso per effettuare un sopralluogo nell'aula dell'istituto alberghiero. Cambiamo pagina, si è svolto ieri pomeriggio a Pescara il Consiglio Comunale straordinario che ha discusso del caso Ryanair, la compagnia volo low cost irlandese che ha annunciato di voler lasciare l'aeroporto di Pescara a fine ottobre. Il Consiglio Comunale ha votato un ordine del giorno che impegna sindaco e giunta ad attivarsi presso Regione e Governo nazionale. Alfredo Primante. Un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a portare avanti tutte le misure necessarie presso Regione, Saga, Governo e Parlamento al fine di scongiurare l'addio di Ryanair all'aeroporto d'Abruzzo. È quanto votato al termine del Consiglio Comunale straordinario di Pescara, incentrato sull'allarme scaturito a seguito dell'annuncio della compagnia di volo low cost irlandese di voler lasciare lo scalo di Pescara a causa dell'aumento delle tasse aeroportuali deciso dal Governo nazionale. Da quando Ryanair opera sull'aeroporto internazionale d'Abruzzo, era il 2001, a Pescara si è passati da 150.000 a 600.000 passeggeri all'anno, dati che testimoniano la crescita dello scalo aeroportuale regionale, ma anche quanto si sia puntato sui collegamenti assicurati dal vettore irlandese, che oggi mette sul piatto della bilancia il suo peso contrattuale. Infatti, se Ryanair dovesse andare via a fine ottobre 2016, a rischio ci sarebbe la sopravvivenza dell'intero aeroporto abruzzese. Per questo si sta lavorando, dice Camillo D'Alessandro, delegato ai trasporti della Regione Abruzzo, per trovare una mediazione e possibili soluzioni. C'è uno spiraglio davanti a noi, secondo me è solo un problema di tempi. Da un lato abbiamo ancora possibilità di contribuire pubblicamente, ma non per l'intero ammontare dell'esigenza finanziaria. Circa per 2,5 milioni non è considerato aiuto di Stato. C'è poi un'altra parte che devono mettere i privati. Già lunedì ci sarà una riunione con tutti gli operatori privati, in particolare quelli turistici che hanno il primo e primario interesse alla presenza della Saga, che sono organizzate attraverso le DMC, ne raccolgono già 4.000, con loro stiamo ragionando su come fare affinché loro contribuiscano per la parte restante. Il centrodestra ha puntato il dito contro il governo Renzi, reo di aver alzato le tasse condannando a morte i piccoli aeroporti. Il contesto delle regole degli aiuti alle compagnie low cost però è cambiato nel corso dei 15 anni. Occorre ripensare il rapporto con Ryanair. La Ryanair ha detto tu pagare e io volare, quindi bisogna organizzare i bandi di gare per stabilire delle rotte, si può trattare con Ryanair per mantenere la compagnia aerea qui sul posto, sulla base di Pescara. Noi parliamo ancora di trasporti, un dragaggio dai contorni fumosi e senza chiarezza sui tempi di intervento, questa la denuncia avanzata da Forza Italia ad Ortona parlando proprio del dragaggio del porto ortonese. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa, vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Dragaggio di Ortona tra perplessità e fumosità di programmazione. Il centrodestra presenta i dubbi e le incongruenze di un'opera che ad oggi non chiarisce molti come, molti dove, molti quando. Il porto di Ortona è il porto industriale della regione Abruzzo, diciamo è lo sfogo naturale di due importanti zone altamente industrializzate, ma io credo che però sia su Ortona sia su Pescara il voler insistere senza fare alcuni passaggi
pedaggi che sono obbligatori, quelli del VIA e quelli che danno la possibilità di capire bene gli interventi e le progettuali degli interventi, si stia solamente perdendo tempo e magari facendo danno. Noi l'abbiamo detto oramai 8 mesi fa che su Ortona avevamo tutta una serie di dubbi e i dubbi man mano vengono fuori. La stessa cosa sta succedendo a Pescara, dove mi sembra che l'inquinamento rispetto anche al dragaggio che si sta facendo stia portando delle grandi conseguenze. A preoccupare da un lato la sovrapposizione di due progetti, dei quali uno sbucato secondo il centrodestra dal nulla, dall'altro la difficoltà di reperimento di informazioni dettagliate e condivise e infine la tempistica di realizzazione che attualmente vede tutto fermo, né annuncia data o durata. Alle perplessità che questa mattina dobbiamo tecnicamente elencare, addirittura scopriamo che c'è un secondo progetto che va a sovrapporsi a quello del primo. Io voglio dire, sarebbe una comica se non fosse una tragedia. Qui rischiamo di perdere il finanziamento ed è un grave danno per la città di Ortona. Ho proposto un'interrogazione perché non ci sono notizie precise. Io ho appreso dalla stampa che le opere portuali abbiano fatto un progetto di escavazione dell'importo di 500.000 euro, che va a sovrapporsi a quello dei 9,5 milioni. Insomma, è sicuramente un argomento da chiarire, insomma. Parliamo di politica. Sul progetto della città metropolitana della nuova Pescara, i radicali sono tornati questa mattina a chiedere al presidente della regione Luciano D'Alfonso di non rallentare l'iter legislativo. Di Carlo, sulla nuova Pescara voi andate avanti, avete definito il governatore della regione D'Alfonso un prestigiatore, perché? Noi siamo sulla nuova Pescara, siamo partiti nel 2014, andiamo avanti e andremo avanti fino a che non otterremo il risultato. D'Alfonso ha fatto il prestigiatore perché nasconde con una sorta di gioco delle tre carte politico l'unica proposta valida in campo, che è quella del consigliere Mercante, affiancandogli due proposte invece presentate da lui a sorpresa, posto che invece fino a novembre si era detto favorevole a migliorare il testo Mercante. Quindi, dicevo, affiancando queste due proposte a sorpresa uscite la settimana scorsa dal cilindro del cappello di D'Alfonso, che invece sono piene di insidie e che sicuramente non porterebbero alla nascita del nuovo comune. Ci sono però delle resistenze che arrivano per quanto riguarda la nascita della nuova Pescara. Lei consideri che i comuni interessati si sono espressi tutti quanti per il sì. Adesso che qualche politico locale magari tema che dalla riduzione del 50% delle poltrone possa derivare una perdita di potere o addirittura una perdita di incarico, non la definirei una resistenza ma un banale e perfino volgare tentativo di opporsi a quella che è la volontà che gli elettori hanno determinato. C'è stato appunto questo referendum che ha detto che il 70% quasi dei cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore è favorevole alla nascita di questa grande città. Vede, non lo ha detto solo la totalità degli elettori, ma anche nei singoli comuni. Cioè la maggioranza dei comuni, degli elettori del comune di Spoltore si è espressa per il sì, con un grande quorum tra l'altro. Quindi che adesso il sindaco del comune di Spoltore rappresenti il suo personale no, al di là di una considerazione personale, ripeto, mi pare che privi di qualsiasi contenuto politico la sua posizione. Parliamo ancora di politica. Sinistra Ecologia Libertà ha incontrato questa mattina all'Aurum di Pescara cittadini ed elettori per presentare il progetto che vede la nascita di un nuovo movimento politico di sinistra a livello nazionale. Si parla della Costituzione di Sinistra Italiana. SEL oggi a Pescara incontra i cittadini anche per spiegare questo nuovo modello di politica che sta nascendo. Vogliamo mettere insieme le forze attualmente disperse, disunite dell'arcipelago della sinistra politica e sociale del nostro paese. L'Italia ha bisogno di un partito di sinistra radicato nel popolo, che abbia una dimensione culturale di governo, che sappia intercettare la domanda di giustizia sociale, perché in questo paese, come del resto nel mondo, c'è un problema gigantesco che si chiama ingiustizia sociale. E quindi è necessario che si rialzi la testa, che si sviluppi una politica nel nostro paese ispirata a criteri di equità, non più austerità ma solidarietà. Ecco, la sinistra deve rappresentare questo bisogno di giustizia sociale. Crisi che non ha risparmiato in questi anni anche l'Abruzzo.
Certamente, in Abruzzo abbiamo centinaia di aziende industriali in crisi, c'è stata una diminuzione di quasi un quarto del prodotto interno lordo derivante dal sistema produttivo. E sono molte purtroppo le aree sociali che reclamano un intervento ispirato appunto a criteri di equità, basti pensare ai disabili, agli anziani non autosufficienti, a quelle persone che esprimono purtroppo una vulnerabilità sociale molto significativa. Ecco, c'è bisogno di un partito che sia in grado di rispondere a queste esigenze. Noi cambiamo pagina, andiamo all'Aquila, dove proseguono gli appuntamenti alla casetta che non c'è di Pagliare di Sassa. Questa volta l'Arma dei Carabinieri ha incontrato i cittadini per parlare di metodi antitruffa. Le buone pratiche da adottare per preservarsi dal rischio di truffe ed evitare di cadere nelle mani dei malviventi è stato il tema dell'incontro del carabiniere tra la gente. L'Arma ha infatti partecipato con i suoi massimi esponenti all'incontro organizzato alla casetta che non c'è di Pagliare di Sassa. Tra la gente, per la gente. I carabinieri con questo gesto si confermano di incarnare lo spirito dello Stato, della sicurezza e della solidarietà cittadina, ancora viva nel terzo millennio grazie a queste iniziative. Io ringrazio tutta l'associazione che ha voluto organizzare questo incontro, che per noi è un'opportunità per dare degli utili consigli alla cittadinanza, di cui ci sentiamo assolutamente una parte integrante, una parte importante ed integrante della stessa. Ciò al fine di poter consentire delle valide difese a chi effettivamente ha una posizione di debolezza rispetto ad altri. Abbiamo appunto parlato di diverse figure di reato, ma soprattutto abbiamo posto l'accento su quello che è appunto il reato che ultimamente sta dando più fastidio a livello nazionale, che è quello appunto delle truffe agli anziani. La nostra vicinanza, la nostra prossimità alla cittadinanza è finalizzata ad assicurare sicurezza, una sicurezza partecipata di cui appunto il cittadino fa parte con le sue segnalazioni. E noi restiamo all'Aquila perché sarà presentata nuovamente nei prossimi giorni la richiesta all'UNESCO per l'attribuzione alla perdonanza del titolo di patrimonio immateriale dell'umanità. Germana D'Orazio. La perdonanza ci riprova. Sarà così ripresentata la candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Sarà presentato un nuovo documento basato ancora una volta sul valore della solidarietà sociale dei popoli che la perdonanza rappresenta. Nel documento si spiegheranno meglio anche gli altri dettagli e gli altri valori incarnati dalla perdonanza celestiniana. A supportare il progetto il professor Francesco Sabatini, il presidente emerito dell'Accademia della Crusca, da sempre vicino all'Aquila e alle sue tradizioni. Per presentare di nuovo la candidatura, il Comitato si è appellato a tutte le istituzioni italiane, a partire dal Presidente della Repubblica. La candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO è infatti una questione nazionale. Tengo conto di quelli che sono stati i pretesti, perché tali bisogna considerarli per fermare all'ultimo momento nella prima operazione, e quindi tecnicamente i documenti, gli approfondimenti, di nuovo le adesioni delle istituzioni anche estere. A livello della responsabilità politica abbiamo fatto pervenire i tre ministeri, che poi sono quelli che devono decidere all'unanimità questa candidatura, cioè beni culturali, Ministero degli Esteri e Ministero dell'Agricoltura, che è entrato in queste decisioni da qualche anno, che c'era stato certamente un equivoco, un'incomprensione, una disattenzione meglio verso il valore di questo patrimonio che aveva ricevuto il consenso di molti rappresentanti esteri, anche di paesi di diversa fede religiosa, quindi non c'è nessun intralcio di quel tipo. E ora ci prepariamo a fornire questa documentazione nuova
alla riunione del gruppo italiano che deve riproporla a Parigi e avverrà entro la fine di marzo questa ripresentazione. Andiamo avanti, il riconoscimento dell'area di crisi complessa vibrata a Tronto, deciso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, rappresenta una vittoria per il sistema interregionale economico di Abruzzo e Marche. Il risultato è stato dedicato alla memoria di Ernino D'Agostino, l'ex presidente della provincia di Teramo, scomparso da poco e che per primo aveva creduto nel progetto. Quella del Vibrata Tronto è la prima area di crisi complessa interregionale. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la richiesta, avanzata sia dalla Regione Abruzzo che dalla Regione Marche. In queste aree di crisi industriali complesse del sistema locale del lavoro, sulla base di accordi di programma, si convoglieranno le procedure più veloci e gli interventi dei fondi della Legge Nazionale 181, oltre ai finanziamenti derivanti da altre misure, ad esempio i FAS gestiti dalla Regione. Ora c'è l'applicazione di quanto la legge 181 contiene in termini di sostegno alle attività delle imprese, ma anche in termini di infrastrutture collegate al sostegno alle attività. In modo particolare noi lì abbiamo inserito il completamento della pedemontana. Poi ci sono i soldi che metterà la Regione con il nuovo FESR per le aree di crisi, 23 milioni di euro. Nel nuovo FESR e poi ci sono altre possibilità che comprendono anche opportunità per il lavoro. Il risultato è stato dedicato all'ex presidente della provincia di Teramo, recentemente scomparso, Ernino D'Agostino, che per primo aveva creduto in questa possibilità. Quello dell'area di crisi complessa Vibrata a Tronto è un risultato molto atteso soprattutto dal mondo imprenditoriale e sindacale, oltre che da quello istituzionale. Infatti alla conferenza stampa erano presenti i sindaci della Vibrata, il presidente dell'Unione della Vibrata Leandro Polpastrelli, il presidente di Confindustria Abruzzo Agostino Ballone e il presidente della Camera di Commercio di Teramo Giandomenico Di Sante. È un segnale importante che fa tornare la fiducia, e la fiducia è una componente direi decisiva in questo processo di cambiamento, di innovazione, in questa nuova stagione che dobbiamo promuovere perché la provincia di Teramo torni agli antichi splendori. E noi andiamo a Chieti, dove l'amministrazione comunale ha presentato i nuovi mezzi a disposizione dei cittadini per il trasporto pubblico. Si tratta di mezzi a basso impatto inquinante, dotati degli ultimi ritrovati della tecnologia. Il valore supera i 500.000 euro. Tre nuovi mezzi dotati di tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia e dell'efficienza, monitor di viaggio con il percorso in tempo reale, annuncio audio delle fermate in italiano e in inglese, capienza e comfort per i passeggeri e soprattutto il rispetto dell'ambiente. Si tratta infatti di mezzi Euro 6. L'amministrazione comunale di Chieti presenta la novità introdotta dalla società La Panoramica. Oggi questa azienda offre appunto alla città un investimento di questi tre autobus che sono veramente un'eccellenza, e adesso spiegheranno tutti i fattori tecnici e gli accorgimenti che hanno. Spero che la città e i cittadini apprezzino questa evoluzione che va nell'ottica sempre del rispetto dell'ecologia, della riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda soprattutto il trasporto pubblico. Un investimento ingente, tra i mezzi che si preannunciano come l'avvio di una nuova era, in un momento storico che vede le città bloccate da livelli di smog fuori controllo e la garanzia di un'efficienza che oggi diventa come l'acqua nel deserto. Se riusciamo ad avere altri autobus dentro quest'anno e all'inizio dell'anno prossimo, metteremo il servizio, innanzitutto vorremmo mettere anche sui filobus questo sistema, in modo che, siccome il filobus è la linea 1, è la linea diciamo, cardine della città di Chieti, che collega Chieti Scalo con Chieti, e poi vorremmo soltanto acquistare altri autobus se ci sono i fondi. Cambiamo ancora pagina. Per il secondo anno consecutivo la FIDAS di Teramo ha organizzato una iniziativa per le giovani coppie. Per San Valentino sono infatti invitate a donare il sangue insieme. Elisa Leuzzo. Per la tradizionale festa degli innamorati, l'associazione Donatori Sangue di Teramo invita tutte le coppie a fare un gesto d'amore, effettuando una donazione di sangue al centro trasfusionale dell'ospedale Mazzini. È il secondo anno che promuoviamo un'iniziativa per le giovani coppie, che se vengono in questo periodo insieme a donare,
ricevono un simpatico regalo, un segno così tangibile per la gratitudine che rivolgiamo soprattutto ai giovani fidanzati, ma anche meno giovani fidanzati, sposati, non è un problema. Perché? Perché insieme possono esprimere i propri sentimenti nei confronti del proprio compagno, della propria compagna, ma soprattutto nei confronti di chi ha bisogno. E il Collegio degli Infermieri risponde con entusiasmo alla chiamata della FIDAS, mettendo a disposizione anche i propri iscritti. La sensibilizzazione al giorno d'oggi è importantissima nei confronti della collettività e noi come collegio che abbiamo, diciamo, nel patto infermiere cittadino il nostro simbolo cardine, è giusto sempre più promuovere quelli che sono gli atti dovuti alla salvaguardia della salute collettiva e quindi ben vengano queste iniziative sempre più spesso da dover comunque replicare. Abbiamo bisogno di iniziative come queste che veramente ci riempiono un po' di entusiasmo e ci rincuorano, perché noi cerchiamo di accrescere questa cultura della donazione del sangue, che poi è cultura della solidarietà, del senso civico, e soprattutto quando vediamo il centro trasfusionale pieno di giovani, e allora ci si riempie un po' il cuore, perché vuol dire che la società ancora risponde agli stimoli per crescere e migliorare. Il sangue è l'elemento cardine, no, del corpo umano, ed è per questo che ci troviamo sempre a fare i conti con la necessità di reperire comunque del sangue, perché serve per vari motivi, e quindi noi come professionisti infermieri ci troviamo a farne conti, sì. Noi restiamo ancora a Teramo, dove Poste Italiane ha concluso presso la scuola Noè Lucidi il progetto che ha inteso sensibilizzare i ragazzi al risparmio. Si è svolta a Teramo la tappa conclusiva del tour abruzzese del Il risparmio che fa scuola, progetto promosso da Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per sensibilizzare i ragazzi in modo divertente e creativo sulla cultura del risparmio e della sostenibilità. Capire l'importanza del denaro. E da lì poi abbiamo esteso l'argomento alle diverse forme di risparmio oltre quelle economiche. I bambini hanno riflettuto sul risparmio idrico, energetico, sul risparmio alimentare e sulla raccolta differenziata. Questa differenziazione delle diverse forme di risparmio ci ha portato poi a riflettere che mentre il risparmio economico era un risparmio di tipo personale, invece le altre forme sono un risparmio collettivo, che quindi hanno una ricaduta di benessere sulla collettività. Abbiamo realizzato degli alberi, e la chioma è stata fatta con carta riciclata e abbiamo anche fatto delle mele con carta riciclata ottenuta da residui di mela. E abbiamo fatto questo tipo di lavoro. Poi i bambini hanno inventato delle domande, anche delle ipotetiche risposte fatte al papero risparmiatore per eccellenza, zio Paperone. Cosa hai imparato tu da questo progetto? Ho imparato che si deve risparmiare e non si deve sprecare. Se hai una cosa vecchia o un giocattolo che non ti piace, lo puoi riciclare per qualcosa che ti serve. Ad esempio, qui hai fatto qualche lavoretto con questo progetto? Ho fatto un disegno che praticamente c'è un maiale con le ali, che è un salvatanaio, un angelo che mette una moneta da 2 euro. Ho fatto due monete che fanno un fumetto. Tutti gli alunni sono stati premiati da Poste Italiane con un gadget e per ogni classe è stato consegnato un pandanaio, il salvadanaio a forma del piccolo panda, protagonista del cartone animato. Ancora a scuola, 2 giorni di orientamento, workshop e laboratori per il liceo artistico, musicale e coreutico Misticoni di Pescara. 2 giorni riservati ai ragazzi delle scuole elementari e medie nel corso della manifestazione Restart che si è tenuta nello spazio Matta. 2 giorni di orientamento per il liceo artistico, musicale e coreutico Misticoni di Pescara. 2 giorni all'insegna
del riciclo. Professoressa Luigia Maggiore, vogliamo spiegare questa iniziativa del Matta? Questa iniziativa si dà come tema quello del riciclo e sì, orientamento è un orientamento a lungo termine rivolto alla scuola elementare e media, di seconda e terza media. Ed è un appuntamento che noi abbiamo fissato già negli anni scorsi con le maestre e le professoresse, per cui un incontro che si ripete e che ci vede uscire di nuovo nella città insieme ad altre iniziative. Di cosa si tratta? Si tratta di mostra laboratorio, cioè noi non esponiamo i manufatti che abbiamo fatto nell'anno scolastico, ma abbiamo creato proprio questi lavori qui assieme ai nostri ragazzi, assieme ai bambini della scuola elementare e media. I materiali sono più svariati, parliamo di plastica, di buste, di barattole, di bottiglie, di tappi, di carta e di quant'altro. E i vari corsi del liceo artistico musicale attraverso questi materiali hanno riproposto un po' quelli che sono le loro caratteristiche, quindi vediamo il laboratorio di design, il laboratorio di pittorico, il laboratorio di plastica, il laboratorio multimediale, insomma è un'esperienza viva fatta al momento e dal vivo. Avete trasformato il Matta in un laboratorio permanente per due giorni? Sì, sì, il Matta è un laboratorio permanente, abbiamo i ragazzi del musicale che ci accompagnano con la loro musica mentre noi siamo qui a lavorare, è un momento di convivio e di creatività pura, veramente. E cambiamo pagina per passare allo sport, al calcio, alla Serie B, per vedere i risultati della giornata di oggi nel torneo cadetto che ha sorriso al Lanciano, che nel finale ha battuto il Modena nell'importante scontro salvezza del Guido Biondi per 2-1. Vediamo anche gli altri risultati: Avellino-Bari 1-1, Brescia-Ascoli e il posticipo di lunedì sera, Cesena-Perugia 2-1, Como-Novara 1-1, Crotone-Provercelli 1-1, a Latina-Cagliari batte Latina 3-1, Pescara-Vicenza 1-1 giocata ieri, Spezia-Livorno e l'altro posticipo, Ternana-Salernitana 4-0, Virtus-Entella-Trapani 4-0 e come detto Virtus-Lanciano-Modena 2-1. Vediamo la classifica che vede sempre al comando il Cagliari che allunga sul Crotone. I sardi hanno 58 punti, il Crotone 55, poi Pescara 48, Cesena e Novara 42, Bari 40, Brescia 38, Virtus-Entella 37, Avellino 36, Spezia-Perugia 34, Ternana e Trapani 33, Latina 32, Livorno 30, Vicenza 29, Provercelli 28, Ascoli e Lanciano 27. Guardate che salto in avanti per i rossoneri che sono in zona play-out, poi Modena 26, Salernitana 24, chiude il Como con 21 punti. Dicevamo una grande giornata per il Lanciano che nel finale con un eurogol di Bonazzoli è riuscita la formazione rossonera a superare il Modena per 2-1, Modena che si era portato in vantaggio per una sfortunata autorete di Vastola, ma ci racconta tutto nel servizio il nostro Alessio Giancristofaro. Cuore rossonero che vince, soffre, ribalta una situazione difficile, mette in disparte le voci di cambio societario. Insomma, il 2-1 contro il Modena ha effetti benefici anche e soprattutto perché il Lanciano si svincola dalle sabbie mobili degli ultimi tre posti e si posiziona in zona play-out. C'è Salviato dall'inizio come esterno basso a sinistra a sostituire lo squalificato di Matteo, Vitale e Rocca davanti alla difesa con il trittico di Francesco, Marilungo e Vitale a supportare Ferrari, unico punto di riferimento offensivo stabile. Il Modena di Crespo gioca con un 4-3-3 che soprattutto nel primo tempo, senza inventarsi nulla di trascendentale, metterà in seria difficoltà il Lanciano. Fischia Chiffi di Padova, la sfida del Guido Biondi. Settimo Cragno è decisivo, Aldrovandi calibra un cross per la testa di Granoce, l'estremo difensore in due tempi neutralizza un gol quasi fatto. Il gol però da quasi fatto diventa concretezza qualche secondo dopo dagli sviluppi del corner di Belingheri. Nel tentativo di allontanare, Gaetano Vastola indirizza la sfera di testa nella sua porta. 1-0 dunque per gli ospiti. 29esimo, conclusione di Marilungo dal limite e palla smorzata in corner dal Modena.
35esimo, Marilungo per Ferrari che entra in area di rigore da posizione defilata, prova a battere Manfredini che si rifugia in corner. 43esimo, Camara mette al centro dell'area un cross a mezza altezza che per un soffio non viene intercettato da un Granoce in leggerissimo ritardo. Primo tempo dunque con un Lanciano assente ingiustificato. La ripresa, il prologo dei secondi 45 minuti è interessante per i frentani. Quarto minuto, Marilungo subito percussione in area di rigore, palla che arriva a Di Francesco il quale elude ogni intervento del Modena e batte Manfredini. 1-1 dunque e ancora Di Francesco a segno. Quinto minuto, episodio dubbio con un contatto Belingheri, Ferrari ha battuto in area di rigore, per Chiffi si può proseguire. Settimo minuto, prodigioso Cragno, Luppi si invola sul fondo, mette al centro dell'area una palla con la prima conclusione a botta sicura dell'ex Crecco sul quale si immola a menta, palla che però rimane in area di rigore e di prima intenzione Camara calcia in rete ma Cragno è superlativo. Nono minuto, cross per la testa di Granoce che schiaccia troppo e la palla si spegne sopra la trasversale. 36esimo, Vitale lancia Bonazzoli che controlla la palla e disegna un assist al bacio per Di Francesco che però sbaglia clamorosamente il tap-in da ottima posizione. 42esimo, il ribaltamento di fronte con Marilungo che disegna una traiettoria interessante per Bonazzoli che non si fa pregare e inventa un gol bellissimo sotto il 7. Operazione ribaltamento dunque conclusa ed esultanza di tutta la Virtus sotto la curva sud, ma guai a stare tranquilli perché i 4 minuti di recupero riservano colpi di scena. Il più clamoroso, quello per il Modena, Osugi appena entrato in campo, impatta la traversa al 47esimo, Cragno in qualche modo si salva, ma con l'estremo difensore si salva il Lanciano e fa festa tutta Lanciano. Due vittorie di seguito, è uscita dagli ultimi tre posti, quelli che valgono la retrocessione diretta, ha ribaltato una situazione difficile, non ha giocato bene nel primo tempo, però poi questo cuore rossonero è uscito alla distanza nel secondo tempo alla grande. Assolutamente, hai detto tutto. Io posso solamente dire chiaramente che la felicità è alle stelle, soprattutto dopo una partita del genere, perché tante volte può sembrare semplice, invece non è per niente tutto semplice. Il Modena lo ha dimostrato perché ci ha messo in difficoltà, probabilmente ho sbagliato io a caricare troppo i ragazzi e rispetto alla partita di Vicenza questa volta sono entrati in campo un po' e dir poco, sono entrati in campo contratti, tanto che abbiamo preso il primo gol che probabilmente, no, anzi scusate, non probabilmente, stava pregiudicando la partita. La cosa stupenda secondo me è che nonostante abbiamo continuato un po' a soffrire, piano piano i ragazzi hanno ripreso fiato, sono usciti fuori, non facendo delle cose importantissime, però facendo vedere che volevano venirne fuori. E nel secondo tempo questo è successo anche grazie, credo che non ci dobbiamo vergognare a dirlo, a un po' di fortuna, perché a volte se non gira probabilmente saremo qui a parlare di altro. Noi restiamo in Serie B per tornare all'Adriatico. La gara di ieri sera terminata per 1-1 tra il Pescara ed il Vicenza, Eurogol nel finale a tempo scaduto di La Padula che ha evitato la sconfitta ai biancazzurri. Vediamo. Un Pescara meno bello del solito pareggia all'Adriatico per 1-1 con un ottimo Vicenza, evitando allo scadere la seconda sconfitta interna della stagione, grazie al solito La Padula che si inventa al 93esimo un Eurogol che regala al Delfino un pareggio sicuramente importante al cospetto di un Vicenza che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Recriminazioni in casa ospite per l'arbitraggio di La Penna che nel finale non ha convinto in alcune sue decisioni. Si comincia in un clima di festa vera con il rinnovo del gemellaggio fra le due tifoserie. In campo ovviamente i giocatori delle due squadre non possono però fare sconti. Nel Pescara formazione della vigilia confermata con Torreira e Benali a centrocampo e con Verde trequartista a supporto delle due punte La Padula e Mitriza. Nel Vicenza spazio a Debagua in attacco al posto di Rajcevic colpito da una indisponibilità poco prima della partita. Parte bene la formazione ospite e al terzo l'ex Bagua a concludere debolmente in area davanti a Fiorillo. Pescara inizia a premere ma al 12esimo c'è un brivido con un tiro di poco alto di vita.
Al 28esimo arriva l'occasione più ghiotta, che capita ai piedi dell'ex pescarese Ebagua, che parte in posizione regolare, chiamando poi Fiorillo ad un miracolo in calcio d'angolo. Dalla parte opposta e al 29esimo la Padula a non riuscire a trovare la zappata giusta. Nel Pescara si vede non poco Mitrizza, che prima al 31esimo mette alto e poi al 34esimo allarga troppo il compasso, spedendo la sfera di poco al lato. Al 38esimo tocca anche a Capitan Memushai, che dai 20 metri mette il pallone di poco fuori misura. L'ultimo acuto del primo tempo è di marca ospite, con un tiro di Galano che al 49esimo per poco non beffa Fiorillo dopo una deviazione fortuita della difesa biancazzurra. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo e dopo una fase equilibrata al 12esimo è Galano su punizione a chiamare ad una respinta difettosa il portiere biancazzurro Vincenzo Fiorillo. Galano ci riprova al 16esimo trovando ancora la risposta del portiere pescarese. Oddo vuole vincere, getta nella mischia Pasquato e Cocco al posto di Verde e Mitrizza, con la squadra veneta che però non arretra e che anzi trova al 28esimo il gol del vantaggio con Signori, che dopo una respinta difettosa di Fiorillo mette in rete da due passi. Scende il gelo all'Adriatico con Fornasier, che poi si infortuna e lascia il campo ad Acosta, ma le sorprese sono dietro l'angolo, visto che al 39esimo la Padula cade in area con La Penna, che concede il rigore ed estrae il rosso diretto per Sampirisi. Dal dischetto però Memushai sbaglia, mandando il pallone fuori fra l'esultanza dei giocatori vicentini. Ma dietro l'angolo c'è sempre la Padula, che al 93esimo si inventa il gol del pareggio, che da solo vale il prezzo del biglietto e salva così il Pescara dalla sconfitta. Ora il pensiero va già alla gara di Cagliari. Siamo alla Lega Pro. Nel pomeriggio si è disputata la gara del Fattori tra l'Aquila e la capolista Spal, 0-0 il finale, servizio che vi proporremo nel corso del TG6 L'Aquila, che ci sarà a seguire del nostro telegiornale. Parliamo ancora di Lega Pro, del Teramo che domani giocherà in casa al Bonolis con il Tutto Cuoio, gara che ci viene presentata dal tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini. È chiaro che da parte mia posso dire che noi stiamo, voglio dire, dall'inizio di quest'anno passando diversi problemi per questo fatto qua, e quindi è una cosa che ci pesa anche sul campo, perché va a condizionare la classifica, va a condizionare il lavoro, va a condizionare il parere delle persone, perché nel momento in cui sei in zona retrocessione, insomma, la cosa non è semplice. Però io ci spero perché credo tantissimo nella giustizia. Io la settimana scorsa ho chiesto, ho fatto un discorso che era importante per dare più convinzione alla squadra, e secondo me dobbiamo proprio aumentare questo aspetto qui, perché secondo me a Savona è mancata proprio quella convinzione, quella cattiveria, quella rabbia di volerlo il risultato. Tutto Cuoio è una squadra che mi ha fatto molto bene all'inizio, e in questo momento qui sono 5 partite che ha fatto un punto, quindi l'insidia sta proprio sul fatto che avranno proprio una cattiveria e una rabbia per cercare di ottenere il risultato. Noi da parte nostra però dobbiamo avere questa cattiveria e rabbia, perché noi dobbiamo assolutamente far risultato, quindi sarà una partita da affrontare con grande umiltà, grande applicazione, e dobbiamo cercare di far risultato. In questo momento qui dall'inizio è chiaro che partirà sicuramente forte Petrella, però gli altri due sono in grande considerazione, perché mi devono dare dei segnali importanti, mi devono risolvere qualche partita, insomma, perché non è che poi gli attaccanti hanno bisogno di fiducia, però bisogna che diano anche dei segnali importanti. E noi siamo al campionato di Serie D per andare a vedere il servizio sull'anticipo del pomeriggio, gara giocata al Bonolis fra San Nicolò e Matelica, con la vittoria dei marchigiani ospiti per 1-0. Il gol è stato realizzato dall'ex giocatore del Chieti Esposito. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella.
Il Materica vince, ma il rigore che consegna i tre punti ai biancorossi decisamente non convince. Eppure tanto basta la formazione di Aldo Clementi per portarsi a casa un successo che consente di sperare ancora nella clamorosa rimonta sulla San Benedettese. I marchigiani qualche problema di formazione ce l'hanno, Borgese e Giovannini sono out per squalifica, Pesaresi non ce la fa e si accomoda in panchina. Sul fronte bianco-azzurro invece Epifani sceglie Moretti invece di Chiacchiarelli e i padroni di casa la gara l'approcciano anche bene. Mozzoni dopo due giri di lancette cross invece di andare al tiro da posizione defilata, mentre il centrale la conclusione non potentissima di Massetti a ridosso del quarto d'ora. Ma Vittorio Esposito, anche se schierato come falso 9, fa paura lo stesso, come al 17esimo, quando fa tutto da solo, si sistema il pallone sul destro e il tiro che ne viene fuori lascia immobile Calore, ma manca il bersaglio grosso davvero di nulla. Il San Nicolò prova a fare male e dall'out sinistro ci riesce bene. Mozzoni al 20esimo costringe Nobile la chiusura sul suo diagonale insidioso, ma senza l'angolo giusto per far male abbastanza. Merlonghi a sinistra gioca parecchi palloni, ma la precisione fa un po' difetto, almeno nella prima frazione. E così, senza particolari sussulti, si arriva alla mezz'ora, quando il contatto molto dubbio tra Francesco Esposito e Rapino, che sembra tutto meno che falloso, a Moro di Schio pare proprio meritevole del calcio di rigore. Giallo per Rapino e Vittorio Esposito, dagli 11 metri, batte Calore con uno scavetto irriverente e imparabile. La reazione prima dell'intervallo della squadra di casa sortisce solo un destro centrale di Donatangelo, l'ho controllato senza problemi da Nobile. Nella ripresa, almeno all'inizio, il cliché non cambia e San Nicolò prova a premere, Vittorio Esposito dall'altra parte fa pentole e coperchi, come al 56esimo quando batte in velocità Brighi e conclude con Calore che si salva con i piedi. I problemi la squadra di Epifani li crea quando attacca dalle fasce. Al quarto d'ora il traversone di Massetti trova la girata di testa di Moretti, che però non trova di poco lo specchio della porta. Il tecnico di casa mette mano alla panchina a metà tempo. Fuori Massetti e Moretti, dentro Parker e Chiacchiarelli. Ma le cose non migliorano, se non per un possesso palla accentuato, ma che non trova sbocchi. L'ultima mossa è Casolla per Bucchi e la sensazione che probabilmente qualcosa sia mancato nel San Nicolò si fa ancor più evidente quando proprio Chiacchiarelli inizia a scodellare in ha ottimi suggerimenti prima di andare, minuto 79, al tiro centrale. Esposito continua a fare tutto da solo, come l'82esimo quando taglia da destra a sinistra la difesa biancazzurra, prima di trovarsi la strada sbarrata ancora da Calore. Casolla, minuto 86, cincischia troppo e perde il momento buono per battere a rete, chiusa la sua conclusione. Finale senza emozioni, l'unico lo regala ancora Vittorio Esposito, stavolta in negativo. Nel giro di due minuti infatti rimedia due gialli evitabili e prende il rosso e conferma quanto questo talento sia ancora un enigma irrisolto. Per il San Nicolò invece arriva il primo stop del 2016. Noi siamo giunti al termine della nostra seconda edizione del TG6, vi ricordo a seguire il TG6 L'Aquila e poi alle 20 l'appuntamento consueto del sabato sera in diretta dai nostri studi con Jacopo Forcella per parlare in lato B del campionato cadetto e delle nostre formazioni. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento per il TG6 alla terza edizione alle ore 23, grazie e buon proseguimento di serata.